In questo video vi mostriamo l'effetto Cherenkov come lo vediamo all'interno dell'applicazione di realtà virtuale dell'esperimento Bell 2. In questo caso abbiamo volutamente nascosto l'intero apparato per permettere una visualizzazione migliore. Quando una particella carica attraversa un materiale con indice di rifrazione maggiore di 1 e la sua velocità è maggiore di quella della luce nel mezzo, la particella emette fotoni che prendono il nome di radiazione Cherenkov, rappresentati dai puntini gialli che vedete. La radiazione viene emessa nella stessa direzione di propagazione della particella carica e con un angolo di apertura caratteristico, che dipende dalla massa della particella stessa. Vediamo il caso specifico di un pione che attraversa una sbarra di quarzo. La radiazione prende la forma di un cono attorno alla particella che lo genera. Nonostante il pione emetta in avanti la radiazione, l'effetto visivo è quello di un cono dietro la particella, proprio perché questa ha una velocità superiore della luce nel mezzo. L'effetto termina quando la particella ha perso così tanta energia da non avere più una velocità maggiore della luce nel materiale, oppure quando esce dal materiale stesso.